Siamo Manga ragazzi e benvenuti in questo nuovo Voot Box. Siamo già ragazzi al box di luglio, che vi faccio subito vedere perché ha un design, al design praticamente di Portal, almeno se non dico una stronzata mi sembra Portal, appunto il videogioco, sapete, quello che ha la pistola che può fare puzzle tipo così, no? Veramente molto molto figosa come box, ma la cosa più importante ragazzi è il contenuto di questa box, che adesso andremo subito a vedere tutti quanti insieme appassionatamente. Allora ragazzi, lo scorso mese appunto nel volantino, nell'ultima pagina del volantino, veniva segnata questa navicella, navicella che ricordava ovviamente che era, non la ricordava, era la navicella di Futurama. Futurama è un cartone animato che più che cartone animato io ora definirei come i Simpson, poi serie TV, perché va avanti da tipo 35.000 stagioni. Troviamo ragazzi la pop di Bender. E abbiamo appunto Bender con la bottiglia in mano, cioè è lui praticamente, è bellissimo. Dietro abbiamo altri personaggi appunto di Futurama, qua ovviamente lui in versione disegno, ma guardate che razza di figata. Io ecco, i The Pop non le apro mai, le lascio sempre chiuse, perché secondo me sono più fighe chiuse, cioè fare proprio la collezione tipo una sopra l'altra di Pop è secondo me molto più figo che aprirle e metterle in giro per la casa, cioè la scatola proprio delle Pop è fantastica, dunque dopo da collezionismo. Ma andiamo avanti ragazzi, no vabbè, no, ma davvero no, la tazzina ragazzi di Star Wars. Guardate che fottutamente bella che è. Peccato che qui vedo delle immaginine di altre tazzine. Mi sarebbe piaciuta più una di queste due nere, però non ci possiamo far niente. Anche questa bianca con il logo Star Wars è davvero favolosa, favolosa è a dir poco, e devo dire che una tazzina mi mancava, e dunque dopo 20 anni posso finalmente mettere in pensione la mia vecchia tazza, che appunto ha troppi anni ed è anziana e non ce la fa più. Dunque grazie, perché è bellissima. Ma andiamo avanti ragazzi e troviamo, cosa sono? Oh mio Dio, delle carte, ok, riguardanti Ritorno al Futuro 2. Ve le faccio vedere così. Ecco qua, adesso andiamo a aprirle, perché sono curioso anche di vedere come sono fatte queste carte onestamente, anche se mi scoccia aprirle ovviamente, cioè per giocare bisogna aprirle, non è che si può giocare con la carta da culo appiccicata sopra. Ed eccole qua ragazzi, andiamo un po' a sfogliarle insieme. Guardate che figata, cazzo, bellissime. Sono le classiche carte ma con disegni ad esempio diversi, tipo questa che è completamente diversa, oppure vediamo se riusciamo a trovarla, lui, insomma belle veramente. Mamma mia che profumo ragazzi. Oh, droga. Ma andiamo ancora avanti ragazzi e ci troviamo la spilletta, che in questo caso onestamente non so cosa sia. Independence Day? Non lo so onestamente, fatemi sapere se lo conoscete. Oddio, sai che mi viene un dubbio, che cavolo è? L'ho già visto, ho una memoria di merda. E anche questa ragazzi andrà appiccicata qua, non so se vedete questa qua, questa sopra qua, quella sotto, insomma mille pin diciamo appiccicate sopra le librerie, bellissimo. E come ultima cosa ragazzi, veramente molto molto gradita essendo un fan della serie, troviamo la maglietta dedicata ad Halo, a Master Chief. Guardate qua, adesso l'apriamo così ve la faccio vedere in dettaglio. Oh, mamma mia, tutte ste robe nuove hanno un odore buonissimo. Guardate che razza di figata, non so se riuscite a vederla tutta. Altra cosa apprezzatissima. E come di consueto ragazzi, anche in questo caso vediamo le cose che si potevano vincere. Allora troviamo una poltrona da gaming dal valore di 420 euro. Poi troviamo delle figures dedicate a Star Wars, la spada laser 260 euro, è un computer dell'MSI. Poi ovviamente il casco addirittura di Halo. Questo mi ricorda un po' la Collector Edition di Halo 3, che uscì tipo 20 anni fa appunto al lancio su Xbox 360. E una cosa ragazzi che mi fa molto piacere è scoprire che il prossimo mese sarà tema Deadpool. Dunque io spero veramente col tutto il cuore che ci sia una pop dedicata a Deadpool o comunque una maglietta. E il prossimo mese secondo me, quello di agosto appunto, sarà epico. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo Voot Box di luglio. Col bene che ti voglio, lo sai che non mi ricordo più la canzone. Noi ci vediamo ragazzi con il prossimo video e con il prossimo Voot Box appunto del mese di agosto. Dunque che dire, un pollice su è sempre apprezzato, preferiti se volete, un commentino lasciatelo qua sotto e ciao.